festa di colori e sapori a Chiampo. Dal 6 al 14 giugno si è tenuto il tradizionale appuntamento con la Mostra Provinciale delle Ciliegie, manifestazione che riunisce cittadini, coltivatori ed enti pubblici e che mira a valorizzare la ciliegia, soprattutto nella sua gustosa varietà durona. L'edizione 2010 si è però contraddistinta dalle precedenti, in quanto la città vicentina è stata scelta come sede per l'annuale festa nazionale, giunta quest'anno la sua sesta edizione, e promossa dall'Associazione Città delle Ciliegie, un network nazionale che raccoglie comuni e comunità montane d'Italia, produttori del magico oro rosso. Promossa dal Comune di Chiampo con il patrocinio della provincia di Vicenza e della Regione Veneto, in collaborazione con i produttori della Valle del Chiampo, il Coro El Vaio, i comitati di quartiere, la Proloco Chiampo e varie realtà economiche locali, la mostra ha riunito nella città migliaia di visitatori e addetti del settore, per una settimana ricca di iniziative e spettacoli. Ogni sera le piazze del centro si sono animate con musica e intrattenimenti per il divertimento di tutta la famiglia. Ad aprire la kermesse di eventi in onore della ciliegia è stata l'inaugurazione della mostra dal titolo Metalmorfosi di Angelo Gilberto Perlotto, Gibo, allestita presso la Biblioteca Civica Giacomo Zanella di Chiampo. Ricerca accuratissima sulla lavorazione del ferro abbinata all'arte. Dal padre, Gibo apprende le tecniche di lavorazione dei metalli. Si perfeziona con corsi di disegno e modellato presso laboratori d'arte. La sua esperienza di restauratore viene accompagnata da un approfondito studio e praticantato presso varie fonderie dove sperimenta le tecniche di fusione a cera e sulle finiture conservative dei metalli. Da autodidatta, approfondisce la lavorazione dello sbalzo e del cesello. Dal 1979 esegue innumerevoli restauri, collaborando con le varie sovrintendenze ai beni culturali. Tra i più significativi, il restauro di Villa Capra da Porto a Montorso Vicentino, di San Giorgio di Arcole, del ballatoio del Palazzo Trissino a Vicenza. Nel 2004, Gibo costituisce la Fucina Trissinese, Ferro e Design, una scuola bottega dove trasmette a validi allievi e collaboratori le tecniche acquisite. Vengono realizzate sculture di varie dimensioni, impiegando il metallo ferro, che viene forgiato e lavorato secondo le antiche tradizioni fabbrili, utilizzando altresì metodi innovativi di assemblaggio e finitura delle superfici, quali l'uso del laser e della saldatura autogena. Vengono impiegati altri metalli, quali il bronzo, l'ottone, l'argento e l'oro. Questi metalli corredano o evidenziano particolari significativi delle sculture. Importante, importantissima è la finitura. A tale riguardo sono stati impiegati parecchi anni di studi e ricerche sull'uso degli acidi spenti, degli ossidi focali e degli smalti. Altre sculture vengono realizzate in bronzo. A partire dal soggetto si crea, si fonde, si forgia la materia.
la fusione viene eseguita a cera persa e la finitura con l'utilizzo di cloruri o solfuri. Nasce quest'anno la Stravignaga, nella sua prima edizione. Una gradevole camminata tra le colline di ciliegio di Chiampo. Il comitato di quartiere La Vignaga ha organizzato per domenica 6 giugno una passeggiata enogastronomica tra le zone più suggestive delle colline chiampesi, incantevoli per paesaggio, vegetazione e fioriture. Per i molti partecipanti all'iniziativa, sono stati allestiti dai volontari del comitato dei ricchi e appetitosi stand gastronomici, a base di panini assortiti, polente formaggio e l'immancabile polente baccalà. Gli stand finali erano ricchi di deliziosi dolci, fatti dalle mani abili delle casalinghe del comitato. Chiampo rende omaggio ai suoi bersaglieri.
In occasione della mostra nazionale, l'amministrazione comunale e il gruppo bersaglieri di Chiampo hanno inaugurato, domenica 6 giugno, il monumento in marmo dedicato a tutti i bersaglieri della Valle del Chiampo. La città ha altresì ospitato lo stesso giorno il raduno provinciale dei bersaglieri della provincia di Vicenza. Benedici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A partire da domenica 6 giugno in auditorium comunale. Suggestiva e coinvolgente la musica dell'ensemble milanese Mala Hierba, ospite a Chiampo per una performance all'insegna del jazz di qualità. Aperte con lunedì 7 giugno le attività strettamente legate al prodotto agroalimentare chiampese.
La ciliegia. Alle ore 20 in auditorium comunale il dottor Riccardo Lagorio, già collaboratore di Luigi Veronelli, massimo esperto italiano in fatto di denominazioni comunali, ha presentato le caratteristiche del marchio che certifica la provenienza di un determinato prodotto da un determinato territorio. Questa è la DECO, un'azione di salvaguardia delle peculiarità produttive e delle loro tradizionali lavorazioni, che sono meritevoli di evidenza pubblica attraverso interventi finanziari che perpetuano le condizioni storico-culturali di un certo territorio. La denominazione comunale viene quindi data alla salsiccia con la rapa gialla, cincionella con la rava, un salume tradizionale nato nel territorio per il quale si utilizzano suini esclusivamente allevati e cresciuti nella provincia di Vicenza per almeno 8 mesi prima della macellazione, e alla ciliegia durona di Chiampo, regina della festa nazionale. La DECO diventa anche un ottimo strumento per valorizzare un determinato territorio, in quanto si presta a molteplici opportunità di marketing territoriale e ad un serio lavoro di analisi e censimento per individuare quali sono i prodotti che rappresentano meglio il territorio stesso. Viene anche allestito un registro DECO per la registrazione del produttore e del prodotto, segnalato al fine di censire la produzione artigianale. Vengono redatti dei disciplinari da sottoscrivere da parte dei produttori, nei quali vengono stabilite le regole che devono obbligatoriamente essere rispettate per queste produzioni. Dopo il convegno, gli ospiti hanno potuto gustare delle pietanze preparate con i prodotti a marchio DECO di Chiampo, di cui stiamo vedendo alcune fasi della preparazione. Collaborazione tra amministrazione comunale e mondo della finanza all'insegna delle ciliegie. Il Comune di Chiampo, a fianco della Banca Popolare di Verona, in occasione della sesta festa nazionale delle ciliegie, ha organizzato un convegno dal titolo Agricoltura Veneta, situazione e prospettive. Dopo il saluto del sindaco, sono intervenuti sul tema il responsabile dell'Ufficio Studi Veneto Agricoltura, il Consorzio Difesa Vicenza, il Consorzio Tutela Vino Durello e il capo area Banca Popolare di Verona per Vicenza. La Banca Popolare di Verona, per il pubblico della Festa Nazionale delle Ciliegie, ha offerto la degustazione dell'ottimo risotto al tastasale, tipico di Isola della Scala. Mercoledì 9 giugno è Piazza Zanella ad accendersi di musica. Il palcoscenico allestito di fronte al municipio di Chiampo ha ospitato il battesimo musicale di una band dinamica e promettente. Sono i Checkmate, costituita da elementi provenienti dalla scuola di musica Zona Musica di Chiampo. Sound, ritmo e tanta energia per un repertorio che spaziava dagli anni 60 con i Beatles fino alla musica contemporanea. Di loro la tonalità e la ritmica secondo la scuola di Francesco De Gregori con il LEM, band locale con il vicario parrocchiale di Chiampo Don Matteo Zorzanello alla chitarra e alla voce.
Per la festa delle ciliegie edizione 2010. Deliziose pizze per tutti a cura della Proloco di Chiampo. Lungo via Bruno Dalmaso, nel tardo pomeriggio di tutti i giorni della festa, si accendono i forni a legna appositamente creati per l'occasione e inizia a spandersi un appetitoso profumo di pizza. Per gli appassionati c'erano pizze per tutti i gusti e le esigenze, accompagnati dalla simpatia e dalla cordialità dei numerosi volontari della rinata Proloco di Chiampo. Finalmente riaperto a Chiampo il ponte di via Beato Esnardo. Con l'inaugurazione dello scorso 10 giugno, il sindaco Boschetto ha restituito alla cittadinanza un'altra importante infrastruttura strategica per la viabilità del paese. Si tratta del ponte di accesso alla strada provinciale Valchiampo all'altezza delle scuole elementari. Il ponte è stato allargato con l'inserimento di una terza corsia di marcia, in modo tale che chi deve immettersi nella provinciale possa usufruire di una corsia per ciascuna direzione. La nuova opera mette in sicurezza il transito pedonale con la creazione di due passerelle a vantaggio dei pedoni e delle biciclette. È stato presentato nella sala consiliare del municipio un libro sulla buona cucina veneta dal titolo Mangiare Veneto, a cura di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi. Una gremita piazza Zanella ha applaudito l'esibizione dei Ligamania, band locale che con la forza incontenibile del rock di Ligabue ha saputo accendere il pubblico nella giusta misura, per poi accogliere con entusiasmo il grande concerto di Ivana Spagna. Questa gente, sei tu che vuoi, in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano. Spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai con una stella senza cielo, ti mostrerai, ci canteremo mentre scoppi il coro. Dietro una scia un soffio vero, ti staccherai perché ti tieni su soltanto un filo. Vieni su, scia un soffio vero.
Pepsi Festival Bar. Pensate, l'unica donna in Italia ad aver vinto il Festival Bar, e credo che nessuno riuscirà a fare altrettanto con le copie di dischi venduti. Signore e signori, nella piazza di Giacomo Zonella a Chiampo, Ivana Spagna! Alta nazionale a Chiampo con la mostra pomologica allestita lo scorso 11 giugno nell'atrio comunale. Sono state allestite ben 127 varietà di ciliegie provenienti da tutta Italia. In seguito ad essa, l'amministrazione comunale, di concerto con la provincia di Verona, ha organizzato un convegno sui programmi di costituzione e selezione delle nuove varietà di ciliegio che mostrano i livelli qualitativi delle piattaforme varietali tradizionali. La giornata è servita anche a fare il punto sullo stato dell'arte in tema della scelta di nuovi portainnesti, che sono adatti soprattutto per gli ambienti settentrionali di cultura del ciliegio. Il convegno di presentazione delle liste di varietà e portainnesti consigliati ha visto la partecipazione di operatori, tecnici e ricercatori ed è stata un'utile occasione di approfondimento e aggiornamento sull'importante tema.
Presenti in piazza, con lavori in esposizione, alcune delle 25 aziende raggruppate nel Consorzio Marmisti di Chiampo. Piazza Zanella hanno rimbombato le note dei Wit Matrix, che hanno iniziato la loro stagione estiva proprio a Chiampo. Hanno ricreato con successo il tipico clima dei Pink Floyd, uno dei rock più innovativi nella storia della musica moderna. Sabato 12 e domenica 13 giugno, presso il Palachiampo negli impianti sportivi comunali, l'Associazione Artigiani ha organizzato Artigiani nel risparmio, una mostra sul risparmio energetico.
ristoratori e alimentaristi artigiani organizzano Maestro in Cucina per un giorno, scuola di cucina per tutti gli appassionati. Un trenino folcloristico a cura di Confartigianato ha tenuto in costante collegamento gli impianti sportivi con il centro del paese. In piazza Galtellì erano presenti oltre una decina di stand di prodotti alimentari tipici della zona, accanto al gonfiabile per la gioia dei bambini. L'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie ha organizzato in sala consiglio un convegno che analizza alcuni aspetti legati alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione internazionale della ciliegia. Della mostra provinciale, un produttore sta preparando con cura e diligenza la sua cassetta di ciliegie, che verrà esposta e valutata dalla giuria. Tutta la manifestazione era possibile acquistare in piazza Zanella la ciliegia durona di Chiampo, appena raccolta o conservata sotto grappa. L'ASCOM ha istituito un concorso di idee dal titolo La vetrina più bella in tema di ciliegie, a cui hanno partecipato 26 esercizi commerciali di Chiampo. I vincitori sono stati poi premiati dall'amministrazione comunale.
Questa sera quindi, signore e signori, nel palco della piazza di Giacomo Zanella, la musica dei grandi Beatles interpretata da un altro grande gruppo, la Magical Mystery Orchestra. Buon ascolto! Domenica 13 giugno si rende il vero omaggio all'Oro Rosso di Chiampo. A partire dalle ore 9 è iniziata la valutazione e la premiazione delle cassette di ciliegie nelle varietà di Emergenti, Ferrovia e Celebre Durona per la mostra provinciale. I premi delle mostre sono opera della ditta Decor Marmi, azienda membro del Consorzio Marmisti della Valle del Chiampo.
Al termine della sessione la giuria si è spostata al Pala Ciliegie, dove ben 26 comuni provenienti da tutta Italia hanno portato la loro ciliegie, che assieme alla Durona di Chiampo hanno concorso per i titoli di ciliegia più bella, ciliegia più buona e ciliegia migliore d'Italia. I comuni partecipanti hanno inoltre esposto numerosi altri prodotti tipici delle loro zone di provenienza. La ciliegia di Vignola e quella di Pimonte, provincia di Napoli, sono risultate rispettivamente la più bella e la più buona d'Italia. Lo scettro più ambito della migliore ciliegia d'Italia è andato proprio alla Durona di Chiampo, l'oro rosso delle nostre colline, che secondo la commissione giudicatrice è risultata in assoluto il miglior frutto in fatto di sapore, aspetto, polposità e compattezza. La ciliegia di Chiampo vinse il premio per la più buona d'Italia nella edizione 2009. Ebbene, per quest'anno la migliore ciliegia d'Italia, quella più centrata per valori di bontà e di bellezza, indovinate un po', la ciliegia di Chiampo. Perché pensiamo che sia anche al nostro interno doveroso dare un riconoscimento a chi ha operato per il bene dell'associazione. Quindi il premio quest'anno, Ciliegia d'Oro 2010 del Comune di Bagnaria, l'abbiamo destinato al Comune di Marostica per tutta la disponibilità che ha dato e il supporto all'associazione stessa.